Indispensabile. Non c'è altro aggettivo per descrivere la valenza di Shadi Oukada nel gubbio di Torrente. 20 partite su 20 giocate, tutte da titolare. 1795 minuti in campo su 1800 totali, con un gol, diverse assistenze e un apporto focale nelle due fasi, giocando stabilmente da laterale destro difensivo, ma sempre nel vivo del gioco e spesso determinante nello sviluppo dell'azione offensiva rossoblù. Così il nativo di Abano Terme traccia un bilancio personale e collettivo del girone d'andata appena lasciato alle spalle, annunciando anche gli obiettivi da perseguire da qui a maggio. Ma il girone d'andata penso molto positivo, siamo settimi in classifica soli, e abbiamo iniziato il girone d'andata alla grande, incontrando subito squadre difficili sulla carta, ci siamo comportati molto bene, poi abbiamo avuto un attimo un momento di declino, come penso che sia giusto nell'arco di una stagione, però sono sicuro che allenandoci e facendo prestazioni di questo tipo ci toglieremo delle grandissime soddisfazioni nel girone di ritorno. Ma a me non piace nascondermi, io sono uno che dice le cose dirette, io voglio arrivare col Gubbio a giocarmi i playoff, perché l'anno scorso per un punto non li abbiamo fatti, quest'anno con la rosa che abbiamo, col mister che abbiamo, è il nostro obiettivo centrale, i playoff. E dopo il rinvio del match con la Fermana, il 2022 del Gubbio, virus permettendo, dovrebbe ricominciare con la sfida alla Reggiana sabato 15 gennaio. I gigliati sono in vetta assieme al Modena, ma il Gubbio finora con le big ha sempre fornito prestazioni di alto livello. Nessun segreto, dobbiamo iniziare a far bene anche con le piccole, tra virgolette, con le grandi alla fine c'è più carica nervosa, sono partite più facili da preparare. Però penso che le partite più difficili siano contro le più piccole e meno blasonate. Come vedi il tuo futuro? Ma il mio futuro, io sto benissimo a Gubbio, non ho nessun problema a stare a Gubbio, e il mio agente sa che deve parlare con la società e faranno le loro valutazioni in sedi private. E i prossimi mesi saranno anche un crocevia per il futuro di Oukada, che ha contratto in scadenza nel prossimo giugno. Penso che in fase di non possesso, in fase difensiva, grazie anche ai difensori che abbiamo di esperienza, stia facendo poca fatica, anche perché siamo una delle squadre meno battute del campionato, e penso che il segreto sia l'allenamento e lo stare concentrati 95 minuti ogni partita.